La carità ha scaldato il cuore di Padre Pio e lo ha guidato sui sentieri della santità. Così ha esordito il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, nella celebrazione eucaristica del 28 luglio 2017, al termine dell'anno giubilare per l'arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. È veramente commovente pregare insieme a voi davanti all'urna di Padre Pio. Un'urna che ha attirato i cuori dei fedeli di tutto il mondo. Ed è un privilegio essere qui a pregare insieme. La santità, l'avete visto nei corridoi qui con queste belle immagini. La santità, dice Gesù, consiste nella pratica delle beatitudini evangeliche. Beati i poveri in spirito, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace. E la santità è vivere proprio la legge nuova della carità dataci da Gesù, e cioè amare Dio con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze e amare il prossimo come noi stessi. È una legge straordinaria, divina e umana. E fu proprio la carità a riscaldare il cuore di Padre Pio e a guidarlo sui sentieri della santità. La carità verso Dio fu la bussola della sua vita. Egli era completamente concentrato su Dio, amandolo, pregandolo, vivendo la sua presenza nella quotidianità della sua offerta. E noi sappiamo che preghiera, celebrazione, adorazione eucaristica, sacrificio erano le coordinate della sua giornata qui, a San Giovanni Rotondo. La carità verso Dio si concretizzava con l'obbedienza al Vangelo, alla regola del suo ordine, con la corrispondenza alla vocazione religiosa cappuccina, con la fedeltà ai doveri del proprio stato di religioso e di sacerdote, con l'accettazione serena e perfino gioiosa delle sofferenze fisiche e morali, con la docilità al magistero della Chiesa e ai superiori. A un suo confratello un giorno disse, con quella schiettezza popolare che lo caratterizzava: figlio mio, quanto siamo cattivi noi uomini. Mangiamo, beviamo alle spalle di questo Dio che non ci fa mancare nulla e alla fine neanche lo ringraziamo. È un'osservazione che avrebbe fatto ancora oggi. San Pio da Pietrelcina ripeteva spesso: o amare o morire. Un confratello dice: posso attestare che Cristo e Cristo crocifisso era il centro e l'ispiratore della sua vita. Dopo la recita del rosario, Padre Pio baciava ripetutamente il crocifisso ed esclamava rapito: Gesù è bello. La bellezza del crocifisso veniva reso da questa ardente carità accogliente e generoso verso il prossimo. Verso il prossimo bisognoso di perdono, di illuminazione, di guida, di incoraggiamento. Il suo fare, che a volte appariva scontroso, era solo un modo per difendersi dall'aggressività e dal fanatismo. Un giorno si sfogò dicendo: qui mi credono un Padre Eterno. Se non li maltratto un poco, qui non possiamo più vivere. E aveva ragione. In realtà,
Padre Pio era un frate sensibile, mite, premuroso. Un testimone afferma: verso gli ammalati la sua carità era particolarmente evidente. Gli ammalati, egli diceva, rappresentano Gesù Cristo e devono stare comodi e quindi bisogna fare tutto bello per loro. E così egli rispondeva a chi gli faceva notare che la casa sollievo era lussuosa. Ma noi sappiamo che gli ammalati meritano tutto il nostro soccorso e tutta la nostra generosità. Visitando l'ospedale un giorno gli fu presentato un bambino di 6 anni, leucemico e prossimo alla fine. Vedendolo il santo si commosse fino alle lacrime e lo benedisse. E il giorno dopo disse a un suo confratello: senti, io questa notte non ho chiuso occhio, pensando sempre a quel bambino. Si commuoveva incontrando i peccatori e i sofferenti. Perdonava con generosità e prontezza coloro dai quali aveva ricevuto e riceveva offese gravi e calunnie. Con i confratelli di casa San Giovanni Rotondo aveva sempre manifestazioni di affetto e di gentilezza, rallegrandoli talvolta con battute spiritose piene di sapienza evangelica. Per lui anche il Papa era una persona di famiglia e chiedeva sempre sue notizie. Un testimone afferma che il santo aveva un amore tenero per il Papa, quasi come per Gesù Cristo. E per questa sua devozione ordinò ad esempio che la luce notturna fosse messa in modo tale da proiettare un piccolo raggio verso la foto del pontefice. Ha ragione quindi la liturgia odierna, ci propone la pagina evangelica di Gesù buon pastore, che conosce, ama, difende le sue pecore e le porta ai pascoli rigogliosi. Padre Pio fu un pastore con il cuore di Gesù. A lui accorrevano persone di ogni ceto e condizione. Giungevano dalle terre più lontane per contemplare l'uomo il cui volto era più somigliante a Cristo crocifisso e il cui cuore aveva l'ardore del cuore stesso di Dio. La predilezione di San Pio si estendeva anche a quelle anime che cercavano luce e incoraggiamento. Per obbedire alla chiamata del Signore nella vita sacerdotale o religiosa. La confessione sacramentale era il mezzo soprannaturale da lui utilizzato per sanare le ferite del peccato e per ridare nuovo vigore ed entusiasmo alle anime. Voi ricordate che nell'anno della misericordia l'urna di Padre Pio, insieme a quella anche di San Leopoldo Mandic, furono esposte a San Pietro, attirando la devozione dei fedeli da tutto il mondo. Come le parole della consacrazione rendono presente il corpo e il sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino, così la soluzione dei sacerdoti, la soluzione di Padre Pio, la soluzione di Padre Leopoldo, la soluzione di tutti i sacerdoti del mondo rimette i peccati restituendo al penitente la gioia della grazia. E questo santuario attira proprio la grazia del Signore su tutti i penitenti, su tutti noi. Mediante il sacramento della confessione, Padre Pio educava e formava i fedeli alla vita buona del Vangelo, alla vita buona, alla carità, alla misericordia, alla gioia. Come Gesù buon pastore, anch'egli riconduceva all'ovile le pecore smarrite, quante conversioni, inducendole proprio
alla riconciliazione con Dio e con il prossimo. E il suo apostolato di perdono e pacificazione era tanto più convincente quanto più la sua persona si presentava come modello di vita santa. Padre Pio, cari fedeli, nel sacramento della riconciliazione ha esercitato il ministero del buon pastore che cerca e salva la pecora perduta, del buon samaritano che medica le ferite degli afflitti, del padre che attende il figlio prodigo e lo abbraccia al suo ritorno, del giudice buono che non fa distinzione di persone e il cui giudizio è al tempo stesso giusto e misericordioso. Concludo. Chiediamo oggi al nostro santo, chiediamolo con fede, con devozione, con trasporto del cuore, di continuare a ispirare la nostra vita con l'esempio delle sue virtù e con l'efficacia della sua intercessione presso il Signore.